Buon sabato, 18 aprile, la nostra fase 1 e mezzo prosegue perché lo dico da ieri sera e lo ridirò sempre, da questo weekend, dopo quello pasquale, noi ritorniamo ai santi vecchi, ritorniamo alla stessa durata delle trasmissioni del weekend, quindi fino alle 22:45, sia questo turno che il prossimo turno. Sempre con la coda dedicata a schegge viola, riproposizione per quello che riguarda questo weekend, nuova produzione il weekend prossimo perché non ci fermiamo mai e restiamo con voi nonostante tutto. Il titolino resta fino a quando non sarà partita la fase 2 vera per tutto quello che riguarda il resto del paese, ma ci siamo, ve l'avevamo detto, eravamo stati tra i primi, forse anche un po' dileggiati a dire che la nottata doveva finire, doveva passare, la nottata sta davvero passando, si incomincia a vedere albeggiare. Gabriele Caldieron, labaroviola.com. Ciao Gabri. Ciao Giorgio, un saluto a tutti i telespettatori. In collegamento Skype da casa, il padrone di casa del sabato sera, Vittorio Betti. Ciao Vittorio. Buonasera Giorgio, eccoci qua, buonasera. Stasera grande impegno come sempre per te dal punto di vista sportivo, ma anche news perché c'è giallo Toscana, ma soprattutto c'è da fare il riassunto di una settimana di news esagerate. Sì, è vero Giorgio, stasera proprio alle 22:45 ci ritroveremo. Abbiamo già realizzato questa puntata con i nostri ospiti, la squadra di Giallo Toscana. Parleremo di molti casi, parleremo ovviamente soprattutto dell'emergenza coronavirus e poi ti do soltanto un input, parleremo di un caso che addirittura ci porta a Piombino nel 1999 perché un uomo che sterminò l'intera famiglia in quella data, il 14 di aprile, il 14 di aprile del 2020, è deceduto a Prato in un incidente stradale. Che strano destino questo, ma in ogni caso ne parleremo e racconteremo un po' quello che è accaduto. Grazie Vittorio Betti, ci fa compagnia stasera ed è un onore e un piacere per noi ritrovarlo. Stefano Chinig, ciao grande Stefano. Ciao Giorgio, un saluto a tutti voi, buonasera Greta, Gabriele e a Buonasera. Vittorio. Guarda te Buonasera che Stefano. popò di backdrop si è ritrovato Stefano Chini, già. Cioè lui ragazzi, la classe, quando la classe è classe, è classe, non c'è niente Avanti, da fare, è avanti. avantissimo. Ho rispolverato dal garage roba antica, se lo vede il nostro È editore Maurizio Salvi avantissimo. si arrabbia perché c'è il vecchio logo, ma poi sapevo, l'ho fatto per coprire gagliardetti, maglie, almeno così Resta do una tutto, forbezza di tutto neutralità. anonimo, resta tutto anonimo. Non resta mai anonima Greta Beccaglia sul ponte di comando della nave dei collegamenti. Grazie mille Giorgio, come sempre per interagire con noi a tutto gol @toscanatv.com tramite SMS e WhatsApp al 342 1971 871. Allora, partiamo subito con la prima considerazione. Stasera abbiamo molti spunti su cui andare ad arrampicarci. Prima considerazione, parto da Gabriele Caldieron e poi vado con gli skypati da casa. Ti piace il piano sanitario obbligatorio che i vertici calcistici, d'accordo con le strutture medico-sanitarie, hanno stilato oggi, presentandolo al ministro Spadafora? Beh, sul piacere o no, stavolta direi Allora, che. bravo, hai ragione. Non ti può piacere o non piacere. Lo trovi corretto o non lo trovi corretto? Lo trovo corretto e anche perché non abbiamo giustamente le competenze mediche per dire il contrario, e su questo ci fidiamo dei nostri medici, dell'Istituto Superiore di Sanità e tutto quanto concerne. Ho sentito oggi le dichiarazioni, ad esempio, di Renzo Olivieri, no? Chiaramente sappiamo essere uno dei vertici. Anzi, il vertice in Italia per gli allenatori, ed è chiaro che la linea è quella della ripartenza. La linea è quella della ripartenza, peraltro, come allenamenti, il 4 maggio è anche una data particolare, no? Se vogliamo, per il calcio, perché è la giornata mondiale istituita dalla FIFA per commemorare la tragedia di Superga. Quindi mi piace pensare che, insomma, ci sia una congiunzione astrale, come spesso dite tu e Vittorio, con la quale si possa ripartire nel Una giusto modo. ripartenza nel giorno di una grande fine. Sì, esatto. Direi La che. chiusura di cerchio epocale. Sì, forse qualche poeta o qualche scrittore magari dell'epoca ci avrebbe ricamato sopra. Però, insomma, quel che bisogna dire è che è necessario ripartire perché il calcio può essere anche motivo di svago, perché no, per le persone costrette ancora a rimanere a casa. La fase 2
dovrà essere osservata con la stessa serietà da parte di tutti noi, però rivedere un pallone che rotola sul rettangolo verde di gioco, insomma, sarà una gioia e non vediamo l'ora fondamentalmente. Vado da Vittorio Betti, ti convince o non ti convince il piano sanitario preparato e proposto e discusso per far ripartire con molta calma ma con molta decisione il 4 maggio gli allenamenti? Ma mi convince, è un paradosso perché alla fine di tutto continuiamo a discutere. Bravo, Vito. Sulle distanze di sicurezza, sull'obbligo di mascherina, su tutto quello che diciamo verte intorno anche a quella che potrebbe essere la famosa fase 2, ma io non capisco che calcio sarà, perché non lo riesco a capire, cioè si gioca a subbuteo, cioè nel senso che non ci sono contatti, non ci sono momenti in cui ovviamente c'è un tackle, un uno contro uno, un duello aereo, un'uscita del portiere, c'è il problema anche degli allenamenti per quanto riguarda per esempio gli spogliatoi, cioè ci sono talmente tante problematiche che io non faccio sempre il catastrofista di turno, ma per esempio ieri, se tu hai seguito come credo la conferenza stampa della Protezione Civile, fra l'altro do la notizia che dalla settimana che sta per entrare ci saranno solo due conferenze stampa e non quella quotidiana, giornaliera, e il professor Rezza dell'Istituto Superiore di Sanità a una domanda specifica dei colleghi in sala stampa ha risposto testuali: doccia fredda dagli esperti, recita l'ANSA, il calcio per noi niente ripresa, poi deciderà il governo. Ora non deve decidere il governo, dobbiamo decidere tutti insieme, nel senso che se ci sono regole per andare a fare la spesa, per camminare sui marciapiedi, per fare del jogging nel momento in cui verranno riaperte le porte finalmente della quarantena che dura ormai da tanti giorni, io non capisco che tipo di allenamenti possano fare i giocatori di calcio, cioè faranno degli scatti, faranno, non lo so, faranno i 100 metri, il salto in lungo, io non so che tipo di tattica possano preparare gli allenatori durante questo percorso. Io ho delle grosse perplessità e siccome io non sono nessuno, le hanno anche coloro che fanno capo al comitato scientifico che sta intorno alla Protezione Civile. Io sono molto dubbioso, cioè i progetti, i programmi sono tutti importanti, sono tutti responsabili, ma ho un po' di dubbi, caro Giorgio. Mercoledì ci sarà questo vertice fra il ministro Spadafora e i vertici, scusa il gioco di parole, del calcio italiano, e lì si comincerà forse a capire qualcosa. Non capisco al momento attuale che cosa possano inventare soprattutto gli allenatori dal 5 di maggio in poi. Stefano, premetto che anch'io ho delle perplessità, però su cosa? Cosa, Stefano? Perplessità su cosa? Sulla possibilità che si riprenda o sul protocollo realizzato? Sul protocollo realizzato, appoggio in pieno le perplessità di Vittorio, però credo, allora, intanto partiamo da un presupposto. Problemi della sicurezza sono prioritari e quant'altro, però qui siamo nell'ambito di una trasmissione di calcio dove per noi il calcio è importante e quindi ritengo che sempre nell'ambito di una sicurezza comunque il calcio vada fatto ripartire per un motivo, perché altrimenti si rischia la chiusura totale del settore di vertice, non soltanto in Italia ma anche all'estero, perché ci sono grandi problemi soprattutto per il pagamento delle ultime tranche, ad esempio, dei diritti televisivi. Bisognerà ripartire, non so come, ci penseranno ovviamente gli addetti ai lavori, perché non penso, anzi non credo e non penso sia giusto che il calcio debba ricevere ad esempio degli strumenti ammortizzatori sociali che per esempio aveva richiesto in parte in maniera giusta anche la Serie C, ma è pur sempre calcio professionistico, ma gli ammortizzatori sociali il calcio non può ovviamente richiederli, e allora deve cercare di mettere fieno in cascina con le proprie risorse. È lo stesso percorso che ha fatto ad esempio il ciclismo nelle grandi manifestazioni, perché prima del calcio il Tour de France ha già stabilito una propria data di ripartenza e a cascata Giro d'Italia, la Vuelta, diciamo, Ah.
criterio, chi ce la consente, no, non vi sento. Ecco, mi sentite perfetto. Il calcio ha bisogno di ripartire quindi per introitare. Ovviamente deve essere chiara a tutti una cosa. Deve essere chiaro che sarà un calcio diverso, condizionato da questi eventi e dunque falsato. Lo uso in maniera però non cattiva. È un calcio per arrivare a tirare a campare, perché tanto anche annullando questo campionato non saremmo riusciti poi a ripartire con il prossimo in maniera positiva. Allora, diciamo che l'aspetto falsato ce lo teniamo come argomento di discussione dopo 2 giornate, dopo 2 domeniche, 2 partite che saranno riprese, si scatenerà ovviamente. È falsato, non è falsato perché al primo grande che perde dice per forza ho giocato in campo neutro. Però per cercare di fare al meglio, imparo dal grande maestro Vittorio Betti, questo mestiere, cerco di essere completo dal punto di vista dell'informazione. 4 maggio ripartenza con gli allenamenti a blocchi, non più di 3 in modo contemporaneo, docce separate, task force di controllo su chi lavora, su chi viene coinvolto, ambienti sanificati e igienizzati 3 volte al giorno. Andando avanti, questi numeri di partecipanti agli allenamenti aumentano per arrivare a disputare a le 2 semifinali di Coppa Italia il 27 di maggio, Juventus Milan e Napoli Inter. Il 30, 31 di maggio, i recuperi che mancano, tra cui Inter Sampdoria e le altre, 4 mi sembra che siano 4 recuperi grosso modo. Questo è il 31 di maggio, il primo mercoledì di giugno, quindi dovrebbe essere il 3. La 27ª giornata di campionato. Da quel momento in poi, una volta ogni 3 giorni, per cui domenica, mercoledì, domenica, mercoledì, domenica, fino al 10 di luglio, spanna più chilometro meno, la disputa del campionato. Parlo della Serie A perché, ad esempio, la Premier in Inghilterra avrà una vita diversa perché ricomincerà più tardi della Serie A italiana. Ecco perché. A questo punto lascio la palla a Greta perché qui si sfocia nel campionato, Sì, nelle nella coppe. UEFA che sembrerebbe aver già stilato un calendario in cui la finale di Champions è segnata per il 29 di agosto, l'Europa League il 26 o il 22 d'agosto, mentre tramite delle fonti sappiamo che l'edizione Champions 2021 inizierà il 20 di ottobre, che viene di martedì, un mese dopo rispetto al normale Brava inizio. Greta, questa è una notizia, la notizia di oggi, cioè la Champions, secondo la UEFA, la Champions dell'anno Sì, prossimo, 2021. incomincia un mese dopo. Di solito cominciava alla metà di settembre, ora si va alla metà di ottobre, il che vuol dire che tutto viene coerentemente fatto slittare, probabilmente anche l'inizio dei C'è campionati, anche però probabilmente. l'interrogativo dei preliminari, casomai di accesso alle Lì credo coppe. che cambieranno. Ok, e su questo però bisogna anche ascoltare, no? Quelle, le mosse che vengono fatte anche dall'Assocalciatori sul concetto che fare così tante partite ravvicinate in un giugno, che comunque è un clima molto, molto caldo, no? Rispetto al normale, può anche far pensare a mettere una regola temporanea, che è Sì, quella dei 5 cambi, quello che ad esempio, volete. no? Però quello che è interessante è che di fatto da giugno in poi si andrebbe a creare una continuità tale che tra il vecchio e il nuovo non c'è il consueto stop, non ci sono le consuete preparazioni, non ci sono i consueti E ritiri. E pazienza. il calciomercato E chi se ne si fa frega, in si fa mentre si itinere? gioca. Ma qual è il Beh, problema? nessun problema. Sleghiamo tutte queste cose che sono tutti nodi del No, Kaiser. io faccio l'avvocato Lo del diavolo so, e lo perché. so. Vedo che Stefano Chini annuisce. Annuisce Sì, perché. io no. Sì, Ah, ecco. Oh, io bello, sì, bello, bello. bello. Perché Io Stefano sì. sì, perché Vittorio no? Stefano. Io sì perché l'ho detto nella premessa. Questa partenza dovrà servire per cercare di salvare il salvabile da un punto di vista economico. Saranno coinvolte tutte e due le stagioni, questa che deve finire e la prossima, perché è una problematica che andrà a influenzare questo campionato, ma anche il prossimo, che sarebbe stato influenzato comunque anche laddove si fosse deciso di annullare questo. Intanto che la Serie A si porti a casa le entrate economiche per salvare il salvabile. Poi io penso al calcio, per esempio, di Serie C, a cui io sono un po' più Che affezionato, non dove riprenderà, vivono. Stefano, lo sai, è No. ufficiale, non Sì. riprenderà 4 promozioni e blocco delle retrocessioni nei dilettanti.
Perché quando si parla di calcio, io prendo a prestito una tua frase, Giorgio, ci sono i figli di un Dio minore e per quelli saranno veramente grossi problemi. Quindi il calcio intanto provi a ripartire. E sono d'accordo con te quando dici, ma chi se ne frega del mercato, ora c'è da sopravvivere per quanto riguarda il calcio, dandosi idee nuove, come disse nel giorno del Venerdì Santo in conferenza stampa Conte, il presidente del Consiglio. Ora c'è da inventarsi da parte di chi deve comandare, gestire le aziende, chi è un quadro, chi è un dirigente, i dirigenti del calcio, qualcosa di nuovo. Pensare di tornare a come eravamo prima è impossibile. Sicuramente nel giro di un anno e mezzo non sarà possibile. Quindi bisogna inventarsi qualcosa. Vittorio, perché no? No, non è un no a La priori, è perplessità, la soltanto un perplessità. tentennamento perché ogni tanto quando sento quello che preparano o scrivono la Federazione del Gioco Calcio, la Lega di Serie A, chi vi pare, mi sembra che vivano in un altro pianeta e mi sembra che non si rendano conto invece di una situazione in cui non si sa nemmeno quando apriranno certe fabbriche e certe filiere e si sta a parlare, a pensare dell'UEFA inventa strane date che per me sono a dir poco surreali, sono surreali perché non è possibile immaginare. Oggi è il 18 di aprile, signori, il 4 di maggio è ancora a distanza e quindi non sappiamo ancora se noi poveri cristiani forse ci faranno uscire per qualche minuto in più al giorno. E invece stiamo a discutere che l'UEFA ha già messo le date, ma non scherziamo, cioè, ma immaginati quello che succede nello scenario europeo. Ci sono delle nazioni, soprattutto nell'Europa del Nord, in cui il Covid-19 è in estremo ritardo rispetto a bontà nostra, perché l'abbiamo subito in maniera fortissima, a quello che sta succedendo in Italia. Voi pensate che la Finlandia, la Svezia o altri paesi possano ipotizzare di giocare partite preliminari, ma di che cosa stiamo parlando? Qui io seguo quello che ha detto anche Rezza ieri, per il calcio deve stopparsi soprattutto a livello internazionale, perché gli stadi intanto, gli stadi riapriranno quando? Dove giocano queste squadre? Perché le condizioni in cui in questo momento stiamo vivendo l'emergenza, non pongono diciamo, il semaforo verde neppure alla disputa di eventuali partite a porte chiuse, perché o si gioca a paletti, cioè che tutti i giocatori stanno come dei birilli fermi in mezzo al campo, se no non esiste, cioè è una cosa fantascientifica. Cioè, ti voglio fare un esempio, Giorgio. Ti immagini che se non avremmo mai sentito l'urlo di Marco Tardelli quando segnò il gol a Italia-Germania, io c'ero a Madrid al Santiago Bernabéu, perché c'aveva la mascherina. Cioè, ma ragazzi, è Sì, questo il mondo c'è per da cui io aggiungere sono che un po'. nel protocollo presentato oggi è previsto che dopo il periodo di esperimenti e di accertamenti, che nessuno dei protagonisti attivi della partita è A, stato contagiato, B, portatore di coronavirus, le distanze sociali per 90 minuti vengono azzerate perché subito dopo la fine della partita, cioè il metro di distanza, subito dopo la fine della partita ci sono nuovamente controlli, nuovamente esami, prelievi del sangue, tamponi e quant'altro per evitare proprio tutto questo. È Ecco, se molto posso complicato, aggiungere è una cosa, decisamente Giorgio, solo complicato. una cartolina. I Prego. controlli a fine partita non servono a niente. Lo I so. controlli devono essere fatti qualche giorno dopo, perché l'incubazione non è che scatta il tampone, ti certifica o l'esame sierologico ti certifica dopo 5 minuti dalla fine di una partita che la persona non ha contratto il Covid-19. Quindi de deve essere tracciato un percorso e di questo mi sembra non se ne parli anche successivamente, cioè costantemente. E poi, scusami se faccio una battuta politica, ai giocatori ci saranno 50, 60, 100, 200 tamponi a disposizione e a 20 o 20 o 30 milioni di italiani No. questi tamponi non esistono. Cioè siamo a questi livelli, capito? Questo è il paradosso. Poi ho una notizia dall'ANSA quando vorrai sull'aspetto economico. Perché c'è un provvedimento che sta per passare dal Ministero dello Sport,
per la destinazione di 70 milioni di euro alle federazioni sportive. Magari subito dopo la pubblicità torniamo da te, poi c'è anche una domanda per Stefano Chini. Vai con la pubblicità, Massimo Brigato, che stasera firma le inquadrature di questa trasmissione. Non puoi uscire e non sai come uscirne. In questo momento dobbiamo stare a casa, ma per le donne vittime di violenza resta attivo 24 ore su 24 il numero 1522. Chiama quando vai a fare la spesa, in farmacia, quando butti la spazzatura o porti fuori il cane. Oppure scarica l'app gratuita del 1522. Chatta in modo silenzioso e poi elimina la cronologia. Per maggiori informazioni su www.regione.toscana.it/numero1522. Abbiamo iniziato la nostra raccolta fondi per l'acquisto di strumenti sanitari. Aiutaci anche tu. La spedizione è gratuita. Ogni 6 bottiglie di qualsiasi tipologia acquistate, doneremo il valore di una bottiglia di Brunello di Montalcino. Chiamaci allo 0577 83 4303 o scrivici a info@sassodisole.it o visita il sito sassodisole.it. Ambulatori della Misericordia è il vostro centro di riferimento per visite mediche e certificazioni sportive. Grazie alla professionalità del nostro team di medici, offriamo un check-up completo rispettando i più elevati standard di qualità. Vieni a scoprire le agevolazioni che abbiamo riservato alla tua società sportiva presso la sede di Campi Bisenzio in via Montalvo 8 e nel nostro poliambulatorio presente a Parco Prati. Vi presentiamo in anteprima televisiva una saliera innovativa brevettata da Lombardi Caffè. Il brevetto riguarda la capsula con valvola, la quale fa scendere il sale anche se umido, senza aggiunta di riso come è consuetudine nei ristoranti. Vantaggio ulteriore, la valvola quando è a riposo tiene chiuso il foro di uscita. Per informazioni ed acquisto telefonare al 335 73 71 412. È evidente che la coppia comprende anche la pepiera. Ambulatori della Misericordia è il vostro centro di riferimento per visite mediche e certificazioni sportive. Grazie alla professionalità del nostro team di medici, offriamo un check-up completo rispettando i più elevati standard di qualità. Vieni a scoprire le agevolazioni che abbiamo riservato alla tua società sportiva presso la sede di Campi Bisenzio in via Montalvo 8 e nel nostro poliambulatorio presente a Parco Prati. Sono Stefano Marchetti, broker titolare di Remax Rinascimento. Remax Rinascimento non è la classica agenzia immobiliare, ma uno studio associato di agenti immobiliari professionisti. Noi condividiamo la stessa struttura e operiamo quindi in totale sinergia. Così facendo abbiamo molti più acquirenti per il tuo immobile in vendita e nel caso tu stessi cercando casa, un'offerta molto più ampia e variegata. Mettici alla prova, chiamaci, noi siamo pronti! Sei un bravo agente immobiliare? Vuoi diventarlo? Chiama oggi Remax Rinascimento per un colloquio. Ogni giorno nel nostro territorio ci sono persone che necessitano di aiuto. I volontari della Croce Rossa Italiana di Prato offrono servizi di assistenza sociale e sanitaria in supporto delle istituzioni per l'emergenza Covid-19. Anche tu puoi fare la tua parte. Sostieni il comitato di Prato di Croce Rossa Italiana. www.criprato.it. Eccoci qua, allora c'era Vittorio che aveva da dare una notizia sulla ripartizione danarosa al mondo del calcio, che di danaro ne ha bisogno, ma non capisco perché. Sì, più che il calcio riguarda diciamo le federazioni sportive, quindi
ognuno avrà poca cosa, diciamo qualche granello di sabbia, però ci sono 70 milioni che vengono destinati alle federazioni sportive contro lo spettro della cassa integrazione. Questo credo che riguardi, anzi ne sono sicuro, Giorgio, più che altro il personale, i dipendenti, certo, o perlomeno coloro che lavorano all'interno delle varie strutture, perché la Lega di Serie A è un altro mondo, insomma. Certo, certo. Però 70 milioni di euro sono pronti a essere destinati anti cassa integrazione. Ma che il mondo stia cambiando, tornando al calcio, te lo dimostra, non so, questa notizia ha fatto un po' il giro dei principali quotidiani sportivi online, che le quotazioni di certi big, di certi VIP giocatori si stanno abbassando in maniera esponenziale. Ma meno male. C'è la notizia che rimbalza dalla Francia di Mbappé, che addirittura lo potrebbero vendere, quindi svendere, a 35-40 milioni. Quindi questo dimostra che 2 mesi fa Mbappé quanto poteva valere? Chiedo aiuto a voi. 120. Ecco, 35-40 milioni. Che è il suo prezzo vero, 35-40 milioni è il suo prezzo vero. 120 era il prezzo drogato. Ma allora i prezzi erano quelli, i prezzi di quel mercato. Meno male, anche il mercato si sgonfia. Ma su questo io sono convinto che anche... succederà. Assolutamente, ma anche sono convinto che Vittorio e Stefano converranno con me. Bisogna stare attenti. Però questa emergenza, da un lato chiaramente purtroppo, dall'altra meno male, dà la possibilità poi di ridurre tanti divari sociali, ma in tutti i settori, non solo nel calcio, quindi anche... il dirigente che guadagnava una cifra X rispetto all'operaio, certissimo, è chiaro che si dovrà andare a riequilibrare. Ora, noi parliamo di calcio e ci fermiamo qua. È logico pensare che una cifra, come parlavamo di Mbappé, ricordiamo che... 35. C'è una differenza prezzo di circa, direi, 60-70 milioni dalle cifre che avrebbero sparato abitualmente. Quindi questo fa pensare molto. Fa pensare molto che anche magari gli stipendi dei calciatori comincino magari a tornare verso e cambieranno anche i conti del dubbio, ma non c'è dubbio, assolutamente, ha ragione Capriere. E su questo finisco, che almeno rilancio c'è anche una domanda da casa per Stefano. Perfetto. Anche nel famoso calcio dilettantistico, no? Che girano delle cifre secondo me molto importanti, perché una società normale di prima categoria comunque a bilancio tra prima squadra e bambini di scuola calcio muove intorno ai 100-200 mila euro. Sono cifre importanti. Sì. Poi senza prendere in considerazione il vertice del movimento dilettantistico, cioè la Lega Nazionale Dilettanti, certo, dove ci sono giocatori che hanno lo status del dilettante ma pigliano uno stipendio da professionista. Esatto, succede spesso e volentieri, oppure anche un calciatore di promozione che va a prendere un rimborso tra gli 800 e i 1000 euro che sono uno stipendio. E però dobbiamo non dimenticarci mai che ci sono dei giocatori che da dilettanti diventeranno professionisti, quindi finalmente si tornerà a parlare di calcio vero, di costruire magari, calciatori, di costruire e magari socialità. Le squadre di Serie A che riceveranno le prestazioni di un giocatore della Lega Nazionale Dilettanti si ricorderanno o saranno più obbligate a pagare quel famoso premio di formazione, premio preparazione. Di preparazione, che spesso e volentieri in funzione dei salti di categoria che questo giocatore fa portano uno stonfo di soldi in rapporto ovviamente alla realtà del bilancio di quella società dilettantistica. Una domanda, Stefano. Per Stefano, si dovrebbe giocare in solo 4 stadi, Firenze compreso, è vero? Se sì, ma quante volte a settimana si giocherà, visto che si potrebbero fare 4 partite a volta? Guarda, intanto vi chiedo se... perfetto, perfetto, perfetto. Guarda, mi ero segnato negli appunti anche un'altra cosa a proposito di un calcio che deve ripartire per le esigenze economiche che vi ho detto. Niente sarà come prima, condivido quello che ha detto Gabriele, cambieranno le rose, forse diminuiranno, i padroni del vapore del calcio dovranno inventarsi formule diverse per quanto riguarda campionati, almeno sotto il profilo delle giornate, ma soprattutto per le coppe, perché non ci sarà più la possibilità, almeno nell'arco di un anno e mezzo, di poter giocare le partite secondo le cadenze precedenti. Dovrà cambiare molto. E secondo me, almeno nella primissima fase, perché qui mi riaggancio a cosa ha detto Vittorio nel suo primo intervento, qui ancora
cittadini normali non sappiamo se possiamo uscire di casa o cosa. Allora, una misura sicuramente di sicurezza che per un bel po', penso sicuramente per tutto il 2020, si dovrà giocare a porte chiuse. Guarda Stefano, allora, ti posso anticipare che fino a marzo 21 gli stadi saranno chiusi. Perfetto. Se non si troverà un vaccino. A marzo 21 porte chiuse. Marzo 21 sicuramente chiusi. Allora devi giocare a porte chiuse. E allora io mi chiedo, può avere senso giocare andata e ritorno? Per esempio, il finale delle coppe Champions Europa League, è bene che l'UEFA trovi alcuni stadi per fare dei concentramenti, perché non ha senso fare spostare ovviamente le squadre. E allora, tornando alla domanda che Greta mi ha posto tramite il telespettatore, sicuramente si dovrà giocare a distanza ravvicinata. A livello di giorni, i giocatori d'altronde sono professionisti e faranno gli sforzi che stanno facendo i normali lavoratori di ora, che sono impiegati ad esempio nel settore dell'alimentazione o ad esempio i nostri medici e infermieri che lavorano in condizioni sicuramente drammatiche. Quelli del calcio ancora sono comunque privilegiati, pur dovendo rispettare anche per loro problemi di sicurezza. Questo comporterà anche che le visioni si adeguino, perché gli spezzatini non li puoi più fare. Bravo. Ripeto, va trovata una formula che consenta al calcio di vertice di continuare a sopravvivere e di prendere quelle entrate economiche che per ora tutte le televisioni satellitari di tutta Europa hanno congelato. A sua volta le televisioni hanno bisogno che il calcio in qualche maniera riparta per mantenere i propri abbonati, che se ne stanno già andando. Di certo, lo ribadisco, non torneremo come prima, almeno fino a marzo 2021, come giustamente ha detto Giorgio. Sarà un calcio diverso, sono d'accordo con Giorgio che appena ci saranno le prime polemiche dopo due giornate, torneremo con le critiche, le polemiche, perché io sarò cattivo, ma questo grande buonismo, vogliamoci bene nei balconi, cantiamo, state sicuri che appena il pericolo arriverà un attimo indietro, torneremo tutti quanti quelli di prima. Vittorio, cosa ne pensi delle dichiarazioni di Briatore che è positivo alla ripartenza? Il protocollo che va bene per le fabbriche non può andare bene per calcio, l'operaio che rischia il contagio per 1200 euro al mese, il calcio è sì e il calciatore giovane è ipertutelato no? Si può giocare a porte chiuse, tanto la gente il calcio lo guarda alla TV. Sì, questo è vero. Ti rispondo subito. Volevo fare un inciso a quello che giustamente ha detto Stefano Chini, cioè uno sguardo anche a livello internazionale. Io personalmente sono molto restio a fare dei concentramenti, perché laddove si gioca in uno stesso impianto tre o quattro partite con due o tre o quattro squadre diverse, c'è il pericolo sale, e quindi io eviterei di pensare a concentramenti, perché siccome si sta parlando di aggregazioni, il concentramento, c'è il rischio che possa essere anche un'aggregazione, perché immaginatevi una squadra che gioca domani, si allena nel pomeriggio di oggi, poi magari arriva a due o tre ore dopo un'altra formazione e si piazza in campo anche questa, e utilizzano spogliatoi. Non credo che ce ne siano 50 di spogliatoi in ogni stadio, anche di quelli belli o bellissimi come abbiamo in Europa e poco in Italia. Quindi evidentemente il concentramento mi sembra sia un percorso da intraprendere con difficoltà. Per quello che ha detto Briatore, sai, Briatore ci abitua a sparare delle cose stranissime, quindi con tutto rispetto, bontà sua, se lo può permettere evidentemente, e quindi lascio perdere, perché aprire tutto il calcio, no? le aziende sono ancora chiuse e siamo alle prese con milioni di persone che non hanno ancora ricevuto il bonus da 600 euro, ditemi voi se qui si sta parlando di un altro mondo, e quindi Briatore, lasciamo perdere quello che dice Briatore, guardate. Vittorio, tu che sei un profondo conoscitore della realtà nazionale, romana in modo particolare, quanti impianti potabili per questa sorta di micromondialito o micromondiale possono esserci usabili a Roma? Da nord a Roma? A Roma, cioè l'Olimpico come stadio, il Flaminio che mi pare possa ospitare
manifestazioni, perché ci va il rugby, quindi il calcio credo che ci possa andare ancora, o sbaglio? Il Flaminio, mi dicono, io ho visto tempo fa un video chiuso il Flaminio, in cui era diventato una specie di diciamo hotel per senza tetto. Quindi però come strutture di accoglienza, usiamo sto terminaccio, società a Roma ce ne sono. Sì, escludendo Roma e Lazio possiamo, certo, pensare loro hanno già la roba loro. Per esempio. A Firenze, Gabri, quanti ce ne sono? Più o meno, potrebbero essercene. Vabbè, sicuramente per ospitare delle partite importanti. Togliamo Coverciano ora, che è destinato ad altro. Centro tecnico di Coverciano, c'è anche l'impianto delle due strade, il Gino Bozzi, che ospita le partite del Porto Romano e della Rondinella, che sicuramente è una struttura e peraltro è centro tecnico federale territoriale. Tanto parliamo di partite a porte chiuse, l'importante è che abbiano... Le misure, sicuramente il Bozzi lo può garantire. Non ce ne sono effettivamente tantissimi altri, perché gli altri sono un po' più piccoli, però Franchi, Bozzi, eventualmente Coverciano ce lo abbiamo, altrimenti ci sono tantissimi impianti che non hanno le dimensioni regolamentari, però gli allenamenti possono essere usati per fare gli allenamenti. Per gli allenamenti mi viene in mente l'Africo, il vecchio impianto Cerreti, dove ha giocato l'Olimpia, che adesso non ha più, dietro lo Sportivo, Firenze Sud, Albereta San Salvi, Sancat, Sales, Settignanese. Stavo facendo questo tipo di screening perché l'idea che ha ripreso Greta da una domanda che poi ha girato a Stefano Chini riguardava proprio Firenze, Roma e Napoli, le tre piazze virgolette meno coinvolte dalla pandemia rispetto al nord, perché nel programma stilato oggi e presentato è messo un po' in disparte, ma è detto al nord non si gioca, tanto è ribadito, si parla di partite a porte chiuse, per cui non esiste la lamentela della Juventus di turno che dice vabbè, ma gioco a Firenze dove mi stanno tutti contro. No, perché allo stadio non c'è nessuno, per cui chi se ne frega di che colore di maglia gioca all'interno di quello stadio, perché la componente pubblico non c'è. Era solo per specificare il famoso questo. Fattore campo, 12° uomo. Dicevi, Vittorio, sì. Scusami, ti avevo tolto il tempo. No, volevo dire... Io apprezzo quello che ha detto Gabriele, che fa il tifo anche e lavora anche in queste società, ma immaginatevi voi se si deve giocare una partita a porte chiuse. No, parlavamo di allenamenti. Ci manca poco, ci vuole un alpinista per arrivarci, cioè siamo a livello folcloristico in quel senso lì. Allora ha detto bene prima Stefano Chini, niente sarà come prima, allora se vogliamo fare una sagra paesana andiamo a giocare alle due strade, andiamo a giocare al Cerreti, ma non scherziamo. Io invece dico che ci sono degli impianti, anche al sud per esempio, Giorgio, ricettivi da questo punto di vista. Per esempio il San Nicola di Bari, mi viene in mente, lo stadio di Lecce, anche lo stesso Palermo, capito? La Campania è molto rischiosa, perché il governatore De Luca ha detto che chiude addirittura i confini se riapriranno quelli della Lombardia o del Veneto o dell'Emilia Romagna, quindi la politica si scontra anche su queste cose. Però al sud ci sono degli impianti consoni allo spettacolo che devono fornire soprattutto le regie televisive. Cioè, se tu vai a fare una partita a porte chiuse alle due strade, Gabriele, fai una ripresa di una partita con due telecamere. Cioè, siamo a questi livelli, cioè, capito? Non è una sagra paesana se vogliamo far ripartire il calcio in un certo modo. Ci riferivamo, Vittorio, però alla possibilità eventualmente di far allenare le squadre, non a giocare partite ufficiali. Usando la geograficità di questa coercizione, la zona di Firenze offre, ad esempio, vado a spanne, 6 sì. posti per poter fare decentemente allenamento? Ma sì. E allora, 6 squadre problemi. Stanno qui. Roma offre altre 6 e 6 squadre stanno là. Napoli, Bari, Palermo, tutte offrono altre età e si fa questa sorta di giochino. Fermo tutto, perché no, chiedo scusa. Prego, chiedo scusa, perché pensavo alla partita a porte chiuse, allora forse no. Non avevo, noi eravamo problema. Partiti dalla possibilità di sopportare la struttura come maxi ritiro, cioè sì. La Juventus va per 45 giorni in ritiro all'Africo, ci può stare, poi andrà a giocare sempre a
Palermo, Lecce, Napoli, non lo so dove è. Sì, è giusto. Tanto a porte chiuse. Questo è giusto. Stavamo interrogandoci su questo. Stefano, prego. Sì, per arrivare anche a quel concetto che vale anche nell'attività lavorativa normale, con il famoso, che chi può permetterselo giustamente lo sfrutta, smart working, cioè di ridurre gli spostamenti, perché certo, giocare in casa, spostarsi da Torino, andare a Napoli, a Roma, a secondo dell'andata e ritorno, non ha molto senso. Certo è che, come giustamente diceva anche prima Vittorio, io l'ho buttata lì, poi dopo dovranno essere davvero gli addetti ai lavori, ma insieme a chi si occupa di prevenzione, a scongiurare i problemi collaterali che eventuali concentramenti in un luogo di tante persone appartenenti a squadre diverse potrebbero generare. Per quanto riguarda gli stadi, è chiaro, si giocherà dove ovviamente le regie televisive potranno dettare legge. Certo. Questo è logico, certo, perché giocando a porte chiuse sarà necessario ovviamente avere le migliori condizioni di ripresa. Bravo. E siccome stiamo cercando di fare il nostro mestiere, che è quello di dare notizie, continuiamo ad aggiungere dettagli al programma che l'intelligenza calcistica ha in animo di studiare. Lo ha ricordato Stefano Chini, in questo periodo zero spezzatini, cioè al massimo sabato e domenica, punto, al massimo sabato e domenica, al massimo martedì, mercoledì, punto. Mi piace pensare che ritornerà anche la radio con tutto il calcio minuto per minuto. L'idea che loro hanno messo su carta è 10 partite, sono 10, no, le partite di ogni turno, 5-3-2 alle 9 nelle due serate, 3 alle 6 nelle due serate fanno 8, 2 alle 3 di un eventuale anticipo. Questo è il quadro che avrebbero presentato, ma ripeto, non oltre sabato e domenica, non oltre martedì e mercoledì. Ed è chiaro ed evidente che un nostro telespettatore, ho visto nel crawl, ci ha fatto questa domanda, dice: al primo calciatore positivo, beh, è chiaro il campionato non si ferma, è stato specificato. Esatto, è stato già specificato come situazioni, perché loro, che essendo professionisti e potendo avere queste possibilità, faranno tra virgolette dei controlli prima, durante e dopo, proprio da prevenire queste situazioni. Bravissimo, questo è. Mentre devo rispondere, poi anche riguardo la Serie D, ti chiedono se infatti, è finito. Infatti volevo rispondere al signor ascoltatore, che vi chiamo signor presentatore. Bello signor presentatore, però la Serie C non riparte, verranno promosse in B le prime tre dei tre gironi, vado a memoria, mi ricordo soltanto Monza e Vicenza, mi manca la terza. La quarta dovrebbe essere, la quarta promossa dovrebbe essere estratta a sorte, ma non conosco i criteri. In Serie D non retrocede. Serie D è molto sentito, te l'hanno chiesto più volte. Non retrocede da B, dalla C in D non retrocede nessuno. E non vengono neanche. E non sale, e ovviamente non sale nessuno. Peccato dalla per il Grosseto, che era in testa. Ragazzi, prima o poi in questo tipo di situazione qualcuno ci rimette più degli altri. Ci rimettono tutti, qualcuno un pochino più degli altri. Stefano. Giorgio, a proposito del discorso della Serie C e Serie D, io credo che la Serie A ripartirà un po' come dovrà ripartire porte chiuse a di riffo di raffa. Io credo che quando poi per la stagione successiva si dovrà valutare il quadro delle squadre di Serie C e Serie D, lì ci saranno grossi dolori. Quindi io penso che molte squadre di Serie D che riusciranno a sfangarla faranno ugualmente la Serie C o la Serie B, perché presumo che ci saranno tante difficoltà. E tra l'altro lì ci vorrà molta attenzione da parte del vertice calcistico, perché gli imprenditori di un certo tipo, che erano proprietari delle squadre di calcio, adesso potranno star dietro un po' meno alle loro squadre, dovendo privilegiare le proprie attività lavorative, e bisognerà fare molta attenzione a tanti avventurieri che potrebbero impossessarsi delle società di calcio di livello inferiore per i loro giri particolari, che nei momenti di crisi diminuiranno.
Quindi io lo ribadisco ancora una volta, non torneremo come prima, e anche quando ripartirà la C e la D, i ranking attuali, i roster attuali saranno notevolmente diversi, perché io ho la vaga sensazione che molti non ripartiranno. Anche la Serie C, infatti, credo sia notizia di ieri o di oggi, sta valutando percorsi e strade nuove. Corretto. Un campionato che dopo tanta crisi erano riusciti a risistemare, almeno con le regole, adesso purtroppo dovrà tornare indietro, dovrà ripensare. Ma già il fatto che i vertici della Serie C, che ancora si chiama, per quanto riguarda l'aspetto federale, Lega Pro, stiano pensando a ricambiare, mi lascia soddisfatto, perché almeno lì già hanno le idee chiare, cioè che bisogna cambiare. Noi invece non cambiamo abitudine, perché ora è l'ora della pubblicità, poi torniamo con una cosa che riguarda oggi, riguarda sempre il calcio, in modo particolare la Fiorentina, perché poi vi devo portare su comunque una dichiarazione uscite oggi di personaggi importanti nel mondo della fiorentinità calcistica, che credo apriranno un dibattito sotto certi punti di vista, già partito con alcuni messaggi selezionati da Greta Beccaglia. Vai Massimo. Non puoi uscire e non sai come uscirne. In questo momento dobbiamo stare a casa, ma per le donne vittime di violenza resta attivo 24 ore su 24 il numero 1522. Chiama quando vai a fare la spesa, in farmacia, quando butti la spazzatura o porti fuori il cane. Oppure scarica l'app gratuita del 1522. Chatta in modo silenzioso e poi elimina la cronologia. Per maggiori informazioni vai su www.regione.toscana.it/numero1522. Crostino, Scandicci, alle porte di Firenze. Da più di 20 anni la stessa gestione. Spaghetteria, pizzeria, pub, forno a legna, pizza a lievitazione naturale, antipasti e primi inimitabili, dessert di propria produzione. Il Crostino, punto in Viola, a cena sempre aperti, via Vivaldi 45. All'Outlet Grandi Firme trovi le migliori marche che ami a prezzi scontatissimi tutto l'anno. Tantissimi capi di abbigliamento e accessori moda tra cui scegliere. All'Outlet Grandi Firme trovi abiti da cerimonia e per tutte le tue occasioni speciali. Ci puoi trovare in via Gioberti 62 Rosso a Firenze. Vi aspettiamo! Santi Diva Sport, sotto i portici Gambrinus a Montecatini Terme. Le maglie ufficiali, sciarpe, palloni, borse, linee a scuola, portachiavi e tantissimi altri gadget ufficiali. Lo sport unisce, anche se ognuno ha la sua passione per la squadra del cuore. Venite a trovarci, parleremo di sport e diventeremo amici. Santi Diva Sport, al centro delle vostre passioni. Che la tua auto parta al primo colpo? Autofficina Mauro. Dopo una trentennale esperienza Renault e Dacia, abbiamo rinnovato le attrezzature per poterti dare assistenza su ogni marchio. Chiamaci e mettici alla prova. Autofficina Mauro. Zona Firenze Sud. Efficienza e sicurezza per te e per gli altri. Vuoi rottamare la tua auto? Allora rivolgiti all'Autodemolizione Leporatti. Autodemolizione Leporatti, anche ritiro a domicilio del vostro mezzo. Rivendita ricambi usati, commercio metalli di recupero. Autodemolizione Leporatti ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001. Che aspetti? Vieni a trovarci, siamo in via Ceppeto 30 a Lamporecchio. A
Antica Osteria del Sole, nel cuore di Montelupo Fiorentino, è il luogo ideale per gustare la bistecca fiorentina, selezionata dal nostro chef, che la fa frollare con maestria per poi cuocerla sulla brace di legna. Vasta scelta di pizze cotte nel forno a legna, classiche o impasti speciali come i sette cereali o integrali. Cantina con un'ampia selezione di etichette nazionali. Oltre al menù alla carta, vengono proposti menù diversi anche a prezzo fisso, sia a pranzo che a cena. E allora siamo arrivati al momento che dicevamo prima della pubblicità. Gabriele Caldieron oggi, lavorando d'archivio, ha trovato che sabato 18 aprile è la ricorrenza che ha rilanciato anche la Fiorentina sui propri canali ufficiali, e quando la Fiorentina nel 57 in semifinale con la Stella Rossa di Belgrado, andata e ritorno, la Fiorentina vinse 1-0 in trasferta, 0-0 al Franchi. Abbiamo anche delle bellissime immagini di repertorio, sono sicuro faranno piacere a Vittorio Betti. E in un Franchi gremito fece 1-0 che proiettò la Fiorentina ad essere la prima squadra italiana a disputare la finale di Coppa dei Campioni. Chiaramente no, con il Real Madrid. Purtroppo, arbitro? L'arbitro ora mi sfugge il nome, però uomo di furto. Però ti racconto l'aneddoto che il rigore di Stefano, che valse il 2-0, fu fallo di Ardico Magnini, però era ampiamente fuori area, e il cucchiaio d'oro che regalavano ai tempi agli arbitri come diciamo premio per aver diretto la finale, quasi come si sentisse in colpa in un albergo in Versilia anni dopo. Horne, mi è venuto in mente? No. Aladren, soprannominato Aladron. Non ne sono sicuro. Comunque lo regalò a dargli quasi come chiedere scusa, perché si rese conto che quel rigore non era assolutamente dentro l'area. Quindi è una ricorrenza importante per la Fiorentina e per tutto il calcio italiano, perché fu bravissimo la prima ogni squadra. Tanto vedere queste cose fa bene. Sì. Giorgio, prego caro. Oggi è anche un'altra ricorrenza, e chiedo aiuto perché l'ho letta e non la trovo più, perché nel 1990 ci furono 4 squadre italiane che accedettero alle finali di coppe, di tutte le coppe. C'era la Sampdoria di sicuro, la Fiorentina. Sì, con la Juventus in Coppa UEFA. E mi pare l'Inter, ecco, perché a quei tempi ti ricordi c'era anche Milan, Juventus, Fiorentina e Sampdoria. Eccolo qua, c'era questo quartetto di qualche anno fa. Siete un archivio. A voi, il panini non fa nulla, cioè voi ve lo mettete abbondantemente. No, il panino io lo vorrei in questo momento mangiare. Non parlare. Bravi, hai fatto bene a ricordare anche questa cosa qui, Vittorio. Tra l'altro, vedete, voi, non so se voi da casa avete la possibilità, voi due, Stefano e Vittorio, di leggere anche il crawl che corre con i messaggi che seleziona Greta. No. Ecco, io no. Avete visto che c'è la sovrastruttura mentale di considerare la trasferta. Un amico ha detto, vuol dire che noi di Parma dobbiamo sempre venire a giocare a Firenze. In questo momento la geograficità, neologismo inesistente ma che in questo momento serve, non esiste. Non è che Parma viene a giocare a Firenze, si gioca in 4, 3, 5, si potrebbe giocare in 4, 5 stadi d'Italia, chi se ne frega qual è la squadra che ci va. Modo asettico, direi. Anche perché i tifosi non ci sono, no. I parmensi non possono venire giù, come nessuno può andare da Punte Parti, nonostante il 4 di maggio possano essere rimesse in circolazione. Però alcune... i parmensi, se vorranno in streaming, potranno seguire a tutto gol e seguire le partite. Noi ci siamo già oltre. E quindi abbiamo trovato la soluzione. Tra l'altro... Vi faccio un esempio, se prego. Posso, citando il basket. Bravo. Negli Stati Uniti... Si sta pensando, intanto l'NBA, come tu sai, è completamente ferma e lo sarà fino a anno nuovo, ma per esempio per quanto riguarda New York, che è il focolaio più grande del contagio negli Stati Uniti, le squadre che giocano nell'NBA di New York dovranno, almeno allo stato attuale,
giocare in stati in cui il contagio è inferiore. Quindi questo discorso delle trasferte è un po' un comune denominatore, certo, di tutti gli sport in tutto il mondo. Faccio ammenda, visto... avevi ragione tu sul nome dell'arbitro. Hai visto? Ogni tanto, vabbè, dopo ti pago per aver fatto ammenda. Ma detto questo, Vittorio, parlando del basket, mi ha fatto venire in mente una pazza idea. Nelle franchigie di NBA, sì, che tu abbia LeBron James, Stephen Curry o parla chi, con Vittorio, vabbè, l'esperto. Vittorio sa, c'è il salary cap, no? Sì. Quindi il tetto salariale dove tu hai a disposizione, sparo una cifra, X euro. Se tu hai il fuoriclasse, gli dai il 99% del tuo, poi ti arrangi. Potrebbe essere, dico e rilancio, una soluzione anche per ritornare a una Serie A decente e non drogata da questi soldi? Mi spiego meglio. Se la Juventus avesse un salary cap, prendo la Juventus perché sì, è quella, sì, che come fatturato è più importante, avesse un salary cap di 100 milioni per gli stipendi e ne, okay, dà 80 a Cristiano Ronaldo, deve fare gli altri 20, per cui prenderà tutti ficcadenti. Benissimo, andresti a ridurre secondo me il divario tra la ultima in classifica e la... Ma rientra, e vado da Stefano Chini, rientra nella proposta che Stefano ha fatto nel suo commento in apertura di trasmissione, dovrà essere una nuova vita. Però perché, aggiungo Stefano e ti restituisco palla, perché sia una nuova vita, caro Stefano, bisognerebbe, e qui lo dico in modo molto amaro, che nei vertici calcistici ci fossero tre caratteristiche che invece latitano da sempre: lungimiranza, esperienza e managerialità. Nessuna di queste tre purtroppo alberga nelle teste di quelli che comandano il calcio da adesso. Vengo a questa tua ultima considerazione. Quando il Presidente del Consiglio ci ha detto «mi raccomando, adesso è un momento in cui dobbiamo inventarci qualcosa», nel calcio, come nelle aziende, abbiamo avuto a volte dei grandi dirigenti, dei quadri, che erano grandi perché le cose andavano bene. Invece i bravi direttori, i bravi responsabili, sono quelli che si vedono nei momenti della difficoltà, perché nella difficoltà o tu vieni a capo della situazione o se no affondi. Quindi il calcio deve per forza, se non vuole affrontare, perché per la prima volta almeno negli ultimi 50 anni si trova in una situazione in cui o si dà una sveglia oppure rischia di chiudere, perché gli ammortizzatori sociali al calcio non si possono dare. Su questo io, per quanto possa voler bene al calcio, per quanto voglia vedere un calcio artefatto ripartire al più presto, gli ammortizzatori sociali al calcio non possono essere dati. Quindi bisogna che il calcio si finanzi cercando di ripartire con intelligenza. Sul salary cap che ha detto Gabriele, avevo già letto delle ipotesi e delle proposte in tal senso. Non so se andrà in porto, però evidentemente è un'idea su cui il mondo del calcio deve interrogarsi, perché non ci saranno più a disposizione gli introiti di prima. Il solo fatto di aver cancellato, per esempio, in estate l'International Champions Cup, che è un torneo amichevole, cioè, queste sono tutte entrate in meno, sono soldi in meno. Sì, questi non ci sono e non verranno resi da nessuno. C'era un direttore sportivo di vecchia patente che diceva sempre: ma andare al mercato con i soldi ci possono, al mercato calcistico, con i soldi ci possono andare tutti. Quelli bravi sono quelli che non spendono, perché andare e spendere sono capaci tutti a comprare i giocatori. Ecco perché quello che diceva Stefano Chini torna estremamente d'attualità. Così come, parlando di mercato... Sì, parlando di mercato, oggi ci sono le dichiarazioni di Sousa riguardo a Chiesa, come lo vede alla Juventus. Lui ha detto: sono convinto che diventerà un campione, se dovesse approdare in un grande club come la Juventus ne traerebbe, scusatemi, che è andata via la pagina, amplierebbe il suo raggio di ispirazione a contatto con altri campioni di alto livello, potrebbero ispirarsi e imparare da lui. È un tipo che ama imparare, lo vedrei bene in un grande club. In più delle domande sempre riguardo a Chiesa, avete detto che Mbappé vale dai 35 ai 40 milioni. Chiesa quanto vale allora? Posso? Non lo faccio mai. Sì, mi sei staccata la pagina. Non lo faccio mai, ma mi permetto questa volta di fare una piccola correzione al tono di presentazione, sì, dell'ultima domanda. Perché vedo quello che hai passato. Tutti sono urticati da questa caduta di valore. No, se Mbappé 30 vuol dire che Chiesa 5 è impossibile, vuol dire che Chiesa 10 è impossibile. No, possibilissimo, ma proprio perché Mbappé da 120 è andato a 30.
Quindi dai 60 Chiesa scende ai 15, ma non è che è diventato più pippa, è questo che lo scatto mentale che bisogna fare in questo momento. Che va in perfetta antitesi con le dichiarazioni di Paolo Sosa, che forse dovrebbe pensare ad altro piuttosto che alla Fiorentina. A bere vino. No, volevo dire, preoccuparsi del Bordeaux. Questo lo dice lei, dottor Michelletti, però insomma la dichiarazione di Sosa è chiaro, è anche un po' provocatoria, perché un po' il dente avvelenato probabilmente con Firenze ce l'ha e sa benissimo che toccando l'argomento Juventus i tifosi si arrabbiano, però è chiaro ed evidente che Federico Chiesa adesso è uno dei giocatori più importanti della Fiorentina, ho usato bene l'italiano, è uno dei giocatori più, non è il giocatore più importante, quindi forse anche per lui in direzione di Euro 2021 a questo punto. Perfetto. Rimanere a Firenze potrebbe essere una grossa e gigantesca opportunità. Meglio che alla Fiorentina, Chiesa in questo momento forse non c'è squadra. Vado invece da Vittorio per sentire il commento a queste parole di un allenatore che so essere, Vittorio, in cima alla tua top 5, no, delle preferenze, Paolo Sosa. Ma c'è ancora? Oppure ha utilizzato la quarantena per leggere uno dei suoi numerosi libri di filosofia, visto che lui può fare soltanto questo, credo. Il termine allenatore è una parola molto grossa, gli facciamo un complimento troppo grande per Paolo Sosa, che alle conferenze stampa al Franchi citava Nietzsche, Kant, Schopenhauer e compagnia bella. Quindi lasciamo perdere quello che dice Paolo Sosa, che ha detto una banalità estrema, è un bel prospetto, è un fenomeno, io lo vedo bene in un grande club. Questa intervista la possiamo risentire anche sintonizzandoci su Toscana TV fra 2 o 3 anni, oppure l'abbiamo sentita 2 o 3 anni fa. Quindi non fa notizia il signor Paolo Sosa, che i suoi problemi li ha avuti anche in questi anni, in cui sono fioccati decine di esoneri, e in Francia mi dicono che non stia troppo bene in questo momento dal punto di vista calcistico, per carità di Dio, con la squadra che allena. Quindi io voglio dire, avete detto una cosa secondo me giustissima, niente, lo diceva Stefano, niente sarà come prima. Io mi auguro, e tu lo sai che io sto facendo una campagna a sostegno di questo, io mi auguro che si ritorni a trattare Bravo. I giocatori fra presidente e giocatore, non fra presidente, procuratore, Bravo. Procuratore padre, procuratore moglie, procuratore fidanzata, mettilo come vuoi, perché questo non succederà più. Le percentuali i procuratori se le devono scordare, perché con il pacchetto, il plafond che si sta evidenziando in questo tipo di situazione, non ci sono più soldi. E quindi non è uno scandalo se Mbappé da 80-100 milioni lo svendono a 35-40, perché non sarà uno scandalo che il tetto di Federico Chiesa, di cui si è parlato a lungo in queste settimane, in questi mesi, 60, 70, 80 milioni, quant'era più o meno? Circa 70, sì, no? Circa 70, circa 70. Sì, sembra il film quello della lotteria. Non ci dobbiamo stupire che se Federico Chiesa possa essere venduto anche a 20-25, non è uno scandalo. Signori, bisogna fare cassa. E soprattutto non è una diminuzione di valore, ecco, questo bisogna che i tifosi imparino. Giorgio, non c'entra nulla il valore del giocatore al portafoglio, non esiste. Come, se posso aggiungere proprio una cartolina, bisogna smettere di considerare, per esempio, io questa cosa non l'ho mai capita, continuo a non capirla, credo che non si farà più, che chi retrocede dalla Serie A ha un gettone di 15-16 milioni di euro. Perché? Ma come? Cioè, se il Benevento l'anno prossimo giocherà in Serie A e farà una squadra per salvarsi, non per retrocedere di nuovo, perché tanto il presidente si prende 16 milioni di euro in caso di retrocessione. Quindi vedete che tutto sta per cambiare. Spero. E la figura, speriamo, e la parola mercato, sì, avrà una dimensione, secondo me, e lo deve avere, assolutamente diversa da quella che abbiamo concepito fino ad oggi. Stefano, vengo da te proprio per chiederti il commento alle parole di Paolo Sosa riportate oggi da Tutto Sport, una tempestività esagerata nella dichiarazione dell'allenatore della Fiorentina dopo quelle di ieri di Commisso, che ha detto, insomma, se Chiesa proprio vuole andare via ci porti e l'offerta è congrua, lo accontenteremo. Oggi esce Sosa dicendo lo vedo benissimo la Juventus. Prima il commento, poi fai l'aggiunta
alla considerazione. Ah, ti ricordo, non ti ricordo perché lo sai, tre settimane fa, avevamo fatto vedere una tabella, così come ha fatto anche la Nazione, dove a bilancio erano iscritte le cifre che le società pagavano per i procuratori. La Fiorentina era quinta, parlando del 2019, era qui, quindi ultimo anno di gestione della Valli, quinta con 8 milioni abbondanti. In cima, se non ricordo male, c'era la Juventus con 22 milioni. Ora, Stefano, anche queste cifre sono destinate a essere sforbiciate, decisamente. Sì, per quanto riguarda le dichiarazioni, io credo che il mondo del calcio in questo frangente, ho visto molti hanno mantenuto il profilo basso, giustamente hanno parlato il meno possibile. Ieri seguivo la tua trasmissione, c'era Tommaso Mattei che appunto chiedeva, ma guarda, Stefano, eccoli qua, guarda. Massimo Brigato è enorme. Fiorentina sì, 8 milioni, la Juventus no, 22, 44 milioni di parcelle agli agenti, certo. 44. Certo, ma infatti tornando alla dichiarazione, chiudo la parentesi, dice ma perché in questo periodo non sono stati coinvolti di più gli addetti ai lavori del calcio, meglio così, più stanno zitti e meglio è. Metto un francobollo alla cartolina che prima ci ha illustrato Vittorio, che ha detto molto bene, deve cambiare qualcosa anche nel calcio, mercato. Io non ti dico di ritornare al vincolo degli anni 70, ma che la società possa contare di più nella trattativa con il giocatore è un passo che occorrerà fare, per un motivo semplice, perché le entrate, ve l'ho detto prima, non c'è bisogno di essere dei geni, diminuiscono. Allora bisogna che le società abbiano dei capitali, che devono tornare ad essere i giocatori. Io ti dico, non, per carità, non torniamo al vincolo degli anni 70 dove si andava alle buste e il giocatore era proprio un pupazzino, ma le società, un qualcosa di capitale legato ai giocatori, in questa fase critica la dovranno pure avere. Quindi tutte Giorgio, queste spese di contorno arrivo. Le vedo molto complesse. Vito, prego. Ma Stefano Chini ha talmente ragione che dobbiamo ipotizzare quel tipo di portafoglio nel quale abbiamo vissuto fino adesso, cioè metti un presidente o una società che deve far rinnovare il contratto al proprio giocatore, perché se no sarà libero d'autorità magari fra 7-8 mesi, 5 okay. mesi, quello che sia. Questo deve scomparire, cioè perché le società devono essere maggiormente tutelate in questo, perché i soldi non ci sono, o perlomeno ce ne saranno meno, e quindi ce ne saranno meno perché con le porte chiuse sì, perdi il botteghino, di nuovo a decollare, ma insomma in ogni caso la figura del presidente, di colui che tira fuori il portafoglio, deve essere, viva Dio, ogni tanto valorizzata in più. Questa è la condizione per rivoluzionare il mondo del calcio. Il Covid-19 deve aver insegnato questo quando finirà l'emergenza. Anche perché in modo molto spicciolo io immagino l'imprenditore di grande azienda o piccola che sia, che se deve dare dei soldi per fare la sponsorizzazione, forse adesso è un momento di fare un po' il cassettista e di darne un po' meno. Quindi anche da questo ingresso, dove le società chiaramente sia di Serie A che anche di dilettantistiche o di Serie C avranno molti meno ingressi, e quindi il valorizzare il presidente e fargli avere tra virgolette un po' più di potere soprattutto sul valore dei giocatori è molto importante. Stefano, però Gabriele, avrei bisogno da parte... Prego Vito. No, dicevo, si è verificata fino ad oggi una situazione talmente paradossale in cui certi procuratori prendono in percentuali soldi che sommati insieme addirittura sono nettamente superiori alle potenzialità di un presidente. Cioè questo è clamoroso, cioè uno come Raiola che ha 7-8 giocatori che prendono ingaggi alla stile il padrone di tre squadre col 10% delle percentuali, lo sai quanti soldi incamerano ogni mese? È una cosa incredibile. Questo deve scomparire, ma io non ce l'ho con i procuratori, è con il meccanismo. Bisogna ottimizzare, come in un'azienda, bisogna ottimizzare le risorse.
secondo me, capito? Sono d'accordissimo. Tra l'altro faccio pubblica ammenda, non mi ero mai accorto che i procuratori prendessero due percentuali, una dalla società e una dal giocatore. Io È ero vero, è rimasto vero. fermo a quelli della società. Invece Sì, ho capito che pigliano i soldi anche al è procuratore, incredibile. dai, il giocatore. Stefano, ho bisogno di un francobollo dei tuoi, però sul concetto espresso da Paolo Sosa a Tuttosport oggi, Chiesa nella Juventus allargherebbe i propri conti calcistici. Allargherebbe i propri orizzonti calcistici, boh, non lo so, dipende perché per esempio Bernardeschi può aver vinto dei campionati, ma mi sembra che i suoi orizzonti calcistici non è che siano poi aumentati granché, dipende, io penso che Commisso abbia le carte in tavola per poter proiettare la Fiorentina con tutti i punti interrogativi che stiamo vivendo adesso in un calcio che potrebbe dare soddisfazioni anche a Chiesa. Poi sai, la Juventus poi si deve guadagnare il posto. È vero che, boh, chi lo sa, Higuaín probabilmente resterà in Argentina, non tornerà nemmeno. Credo che i Ma tifosi juventini non piangano. non è facile, non è facile poi nelle grandi squadre. Io mi auguro, tornando al discorso, il calcio deve cambiare, un ritorno un po' all'antica, che ci possa essere un gran rimescolone e che ci siano realtà che possano tornare anche a lottare per lo scudetto e che non siano sempre le solite note. Vediamo se riusciamo a fare un'applicazione sul calcio di una vecchia poesia in romanesco, la famosa Livella, si riferiva alla fine terrena di tutti noi, che in quel momento ci porta tutti alla pari. Alleggerendo il concetto, vediamo se questa pandemia permetterà al mondo del calcio di rimettere qualche piatto della bilancia in pari. Devo fare i complimenti a tutto lo studio e ai due skypati da casa, perché stasera è stata una trasmissione veramente estremamente godibile, è corsa via rapidissima, ma soprattutto piena di concetti, di opinioni e di notizie, che è quello che una trasmissione di questo tipo dovrebbe sempre fare. Grazie a Gabriele Calderon, labroviola.com, ci vediamo sabato prossimo. Grazie a te Giorgio e ci vediamo sabato prossimo. Grazie a Stefano Chini, spero di vederti presto in studio perché voglio vedere se sei capace di mantenere le promesse fatte durante la pubblicità. Ciao Stefano. Sicuramente, cioè, adesso, anche ho visto tra i messaggi Eugenio Dammarlia che dice: ma se Sì. la Serie D finisce qua, la Lucchese allora andrà in Serie C? Se lo meriterebbe perché ha un grande allenatore come Francesco Monaco. Non si giocherà a Lucchese Prato, ma sono legatissimo a Francesco Monaco, che è una grande persona e meriterebbe davvero di inserire nel palmarès la vittoria di un campionato. Grazie Ciao. anche a Vittorio Betti che ritroverete subito dopo la conclusione di questa trasmissione, dopo Schegge Viola, Tra con Giallo poco, secondo me Toscana. sì, con Giallo Toscana. Volevo fare un saluto particolare a Paolo Sosa, che ho scoperto che può dire ancora la sua nel mondo del calcio. Beato lui. Comunque Pollina non è d'accordo con te, su Su Sosa. cosa? Su Su Sosa? Sosa. Beh, con Angelo Pollina non siamo d'accordo su molte cose, su molte cose. A lui gli piaceva addirittura Penso, che era un giocatore che, insomma, voglio dire, Penso con le cosa si categorie. ricorda Vittorio Betti. Grande Nico Penso. Grazie Vittorio, Giallo Penso, Toscana Nico Penso. 2240. Grazie a Greta Beccaglia che ci ha fatto Grazie a te. compagnia. A proposito, sì, mi ricordo, sono vecchio e rincoglionito, ma non fino a quel punto di fare anche oggi gli auguri a Sonia Fusco, che è il terzo vertice del triangolo della nostra squadra dei social media. Sonia, Manager. Greta e Gabriele sono l'anima di coloro che ci trovano su questi cosi, che per me sono Instagram, quella roba lì, che per me è Facebook. sempre quella roba lì. Grazie a Massimo Bergato, grazie a Bob che ci hanno supportato e sopportato questa sera. Sigla di chiusura per la diretta, subito dopo Schegge Viola fino alle 22:45. Sintomi influenzali ti mettono KO. Puoi provare Vivin 2. Rapido contro febbre, congestione e dolori influenzali. Puoi iniziare ad agire dopo 15 minuti. E puoi passare rapidamente da KO a OK. Vivin 2. Quando così fa duo. Dopo l'influenza non riesco a ripartire.
io sì. Sustenium Plus, l'integratore energiante con l'aggiunta di creatina. Sustenium Plus, la spinta che ti serve. È Menarini.